Raccontaci un po' la tua storia. Allora, ho sempre sofferto di questo tipo speciale di tachicardia da quando ero piccola. E, gli Che cosa episodi, sentivi? Il tuo cuore che cosa sentivo faceva? il cuore salire in gola e poi partire, insomma, questo ritmo molto molto velocizzato che mi impediva quindi di proseguire qualsiasi attività in quel momento io stessi facendo. E la cosa peculiare è che era improvvisa, quindi non prevedibile in alcun modo, non legata a stress né fisico né psicologico, e quindi dovevo interrompere l'attività che stavo facendo in quel momento a causa di A che frequenza questo arrivavi? evento. Frequenze molto alte. Sì, 180. Con i farmaci non avevi avuto benefici? Con i farmaci no, non avevo avuto benefici perché poi nei momenti in cui non avevo questo tipo di disturbo sentivo il cuore Troppo, rallentare ti davano particolarmente e quindi bradicardia. mi davano. Valeria aveva una forma molto rara di tachicardia. La maggior parte delle tachicardie nei giovani sono legate a piccoli fili che si trovano all'interno del cuore, le tachicardie parossistiche supraventricolari, che sono molto facili da eliminare con l'ablazione attraverso una puntura sull'inguine. Ma le ablazioni tradizionali, queste dall'inguine che Valeria aveva fatto, non erano state efficaci. L'ablazione ibrida è una tecnica rivoluzionaria perché dà la possibilità di andare oltre, di superare i limiti dell'ablazione tradizionale. Con l'ablazione tradizionale si brucia solo all'interno il cuore, con l'ablazione ibrida non solo all'interno ma anche all'esterno e quindi consente di essere molto più efficaci.